Ragazzi, è arrivato Davide, adesso andiamo a mangiare. E attenzione ragazzi, con quale moto sto andando in pizzeria? L'R1 di Pinuccio. Mamma mia ragazzi, la prima volta che provo un millone del genere. Diciamo che non lo stai provando. Non lo sto provando perché ragazzi, sì, la sto usando semplicemente per spostarmi alla pizzeria. Sto con lo zainone enorme addosso, quindi già questo è un handicap. Non so se l'ABS ce l'ha, stai attento. Vedi da sta attenta, ma che se vai lungo se ricordiamo la giornata, sta in campana. Vabbè, sono abituato con la mia che non ce l'ha. Io l'ho tolto, quindi stai attento anche tu. Mamma mia. Porca puttana. Andiamo. Ma vogliamo parlare di questo cambio? Ragazzi, c'è il burro, il super burro. Il mio cambio sulla 09 SP è burro, ma questo, porca troia. Va bene, proviamo ad aprire la prima. Quanto ne ha, ma la cosa bella però è che la sento molto gestibile. Essendo il CP4 il fratello maggiore del CP3 della mia moto, mi sento parecchio in confidenza. Mi sento veramente come se questo motore lo conoscessi già. E vi assicuro che non è così. Non l'ha cambiata. Perché? Davide mi dice di non cambiare la marcia, di spremerla di prima. Paderna! Che cazzo dici? Ragazzi, mamma mia, che spettacolo! No, raga, no. E questa deve essere assolutamente mia. Deve essere assolutamente mia sta moto. Che spettacolo! Non ho parole, cioè non so che dirvi, sembra un rincoglionito. E avete anche ragione, ma ragazzi, io non ho parole. Se avete la possibilità di provare una moto del genere, fatelo, perché è un'esperienza che vi cambierà il modo di vedere il mondo delle due ruote. Vai, Pellegrino, vai. Ragazzi, da VR ci ha dato di nuovo l'R1. Va bene, andiamo. Devo liberare il posto. Lo liberiamo. Ah? No, questo mi ha liberato, stavo per morire. Ottimo. Hai rischiato la vita? Titolo clickbait, attenzione. Andiamo. E senza zaino è totalmente un'altra cosa, signori. Siamo di nuovo a bordo dell'R1 di Pinuccio dopo aver fatto la pausa pranzo, quindi appesantiti ma più carichi, ovviamente non per sdraiarla da qualche parte, ma per avere delle sensazioni un pochino più simpatiche di questa moto. Pataterno comunque. La frizione stacca un bel po' dopo. Ragazzi, va presa con le pinzone questa moto, ma con delle pinze belle grosse. Ragazzi, non dimentichiamoci che stiamo parlando della Yamaha R1 Crossplane 4 di Yamaha con 200 cavalli. Mamma mia raga, 200 cavalli sotto al culo, sono troppi, e per questa strada sono infiniti. Infatti non è per nulla sfruttabile questa moto, ma quanto è pronta questa prima? E qui abbiamo i rapporti molto a corto che ci ha dato zio Pinuccio. Ma questa moto frena da Dio. Raga, l'ho detto anche nella clip di prima, ma quanto frena sta moto?
quanto frena. Bellissimo. Questo ovviamente non vuole essere un test ride della Yamaha R1, non è il luogo adatto e non sono nemmeno la persona adatta, ma voglio semplicemente portarvi con me in questa esperienza magica, ragazzi. Questa è un'esperienza magica per me. La possibilità No raga, che cos'è sta moto? Oh, attenzione, si è alzata! Mamma mia, si è alzata! No raga, sembrerò un coglione deficiente, ma a me quanto piacciono ste cose. Mamma mia. Pinuccio, perdonami por mi vita loca, perdonami por mi stupring loco, anche se non è uno stupro questo in questo caso, perché la sto portando veramente in maniera tranquilla. Vorrei stuprartela come si deve, magari, che ne so. Pinuccio, andiamo in pista con l'R1, che dici? Ah, ma è infinita sta sella! Stavo seduto del tutto avanti, eccomi, ma adesso cambia tutto, ma c'ha massa sempre a corto, ci ruba motocicletta, ne ha nostro, non ci volevo, fa male, e vabbè, ma sta cesta si alza, cioè, non ne vuole sapere niente, ma a noi piace, però, a noi ci piace. Mia Pinuccio, quanto vorrei non fartela trovare più sta moto, vorrei fartela trovare nel mio garage. Non ti alzare, cessa, sei proprio la sorellona scostumata della mia moto, vi piace un sacco sta su una ruota a voi, ma con sto casco non vedo niente. Stiamo facendo? Veramente esistono queste cose? Pino, e chi la lasci più sta motocicletta? Mamma mia, questa se ne viene a casa con me. No raga, follemente innamorato. Oddio, non vuole stare giù, ma non vuole stare giù per nessun motivo. Che io non scenderei mai più da qua sopra. Ma guardate quanto frena! No, raga. Ma di che stiamo parlando? Ma assurda, assurda! Mamma, voglio un R1! Madre! Piede fuori come il Motard! Mammina, scusami se ti sto facendo fare i vermi guardando questo video, ma sappi che io mi sto divertendo come un malato. È proprio bella. Cioè, mammina, è troppo bella questa moto. E non sta giù.
è divertente, è bella, è cattiva, canta, frena, accelera, fa tutto, raga, fa tutto sta moto. E mi sto facendo tutto di prima, raga, tutto di prima. E so, è quasi un monomarcia, mi sono dimenticato che ci sono le marce da cambiare. Stavo per prendere quell'uccellino, un po' tipo insetto. Ah, mamma mia, mamma mia. E ragazzi, io che devo dirvi, sono al settimo cielo. Penso che le rivalità tra moto scompaiono quando si prova una cosa del genere. Che le vuoi di? Che gli vuoi di a sta moto? Eh? Che gli vuoi di? Che è una cessa, raga, questo gli devi di! È una cessa, raga! Mamma mia, ti catapulta nell'iperspazio! Non so chi ha visto il film di Barca Troia, ma rossi pullman a me mi fanno fare un giallone. Non so chi ha visto il film che è uscito di Buzz Lightyear al cinema, e lui fa tante tarantelle, raga, per andare nell'iperspazio. Si pigliava nel R1. Certo però che comunque adesso, dopo un po', sto incominciando ad avvertire un po' di stanchezza dietro al collo e un po' di dolorini alle mani, cose alle quali, vabbè ragazzi, fa l'abitudine, ovvio. Io non ho mai portato una sportiva, e purtroppo direi, quindi è normale, ma quanto vorrei farci l'abitudine, non avete proprio idea. Io mo devo vedere che devo fare, mi devo comprare la sportiva. È certo che mi devo comprare la sportiva. La affianca alla 09? Che dite? Sì. Ragazzi, cominciamo con le conclusioni. Allora, purtroppo sto per riportare la moto. È una moto fantastica, ragazzi, regala delle esperienze assurde. Che vi devo dire, ragazzi, è perfetta, mamma mia, troppo troppo bella. Quando avrò la possibilità di potermene permettere una, mamma mia che ci faccio, mamma mia. Quindi ragazzi, per questo video purtroppo è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. A malincuore troverò un posto dove girare con questo sterzo per risalire, mi sa che scenderò fino giù, porterò di nuovo la moto a Davide e piangerò perché non gliela voglio lasciare. Ragazzi, è spettacolare questa moto, mamma mia. Però devo riconsegnarla. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito, se vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un pollicione qua sotto, commentate facendomi sapere cosa ve ne pare di questo mostro a due ruote. Condividete questo video a tutti gli appassionati di sportive o della Yamaha R1 in questo caso. Noi ci rivediamo come al solito ad un prossimo video. Ciao ragazzi. Ma prima, non la vogliamo sentire un altro pochino? Mamma mia. Salir y se suelta cuando huele reggaeton pa' mí que muñeca, me gusta salir y se lo sigo.